quasi quasi. Fai questa risata. Zero lui, no? Don Antonio. Avanza, ci scaloni. Però Antonio vale quanto pisa. Ma è russo, vero? Sì. Caetano Maiolino ti si è giunto, guardalo, guardalo. Non lo guarda, c'è a dare una testata e basta. Dici perché? Perché con quella faccia di Gian Burrasca, a che cosa ha fatto? Che cazzo ci ridi? Buongiorno, siamo a Caldera, siamo entrati a Barcellona. Stamattina siamo partiti un po' tardi perché le nostre trattative sono durate un po' troppo. C'erano le trattative ovviamente che al ristorante La Campagnola ci hanno portato fino all'1:30 di notte. Buongiorno, buongiorno. E poi ovviamente tra un cannolo anche l'altro, alla fine le discussioni con Roma. Vari incontri notturni ci sono stati a Roma e ho seguito qualche cosa a distanza. Oggi ci vedremo con Dino Giarrusso, con altri amici e si deciderà il da farsi. Si vota. Alla fine hanno tirato tanto e si vota. Noi cosa dobbiamo fare? Ma è ovvio che questo è il momento che
sud chiami a nord, debba scendere in campo dal mio modesto punto di vista. Abbiamo iniziato anche la disamina, ecco, stanotte, perché abbiamo perso un po' di tempo, splendido qui Caldera, abbiamo perso un po' di tempo per questo motivo, però alla fine abbiamo deciso di aggiornarci ad oggi soltanto per alcuni approfondimenti tecnici, e cioè approfondire le regole del gioco, quali sono, cosa si intende per regole del gioco, quali sono i principi che la norma prevede per l'assegnazione dei vari seggi, quindi le rappresentanze alla Camera e al Senato, perché questo è importante. Scusate, ma ho lasciato la finestra aperta stanotte. È importante perché la nostra non può essere ovviamente una battaglia velleitaria per quanto riguarda Camera e Senato. Deve avere un senso. Un senso che intanto deve avere un senso politico. E noi finora abbiamo detto mani libere, banda Bassotti, né con la destra né con la sinistra. Personalmente vi dico che non ho nessuna intenzione di modificare il mio pensiero in relazione a questo aspetto, perché non mi interessano le poltrone romane. E quindi se qualcuno pensa che le elezioni anticipate possa costringermi a modificare il pensiero, beh, si sbaglia di grosso. Questo lo voglio chiarire, in modo tale che tutti debbono così scolpirsi in fronte che Catino De Luca non si compra con le poltrone romane. Punto. E questo ve lo dico con chiarezza. Oggi completeremo la disamina tecnica e capiremo come Sud chiama Nord sarà presente a questa competizione. Questo è il ragionamento che faremo, credo, nella pausa pranzo, poi ci aggiorneremo stanotte, sta arrivando anche Dino Giarrusso, ci sta raggiungendo, faremo un primo summit per l'analisi di queste regole nella pausa pranzo e poi l'approfondiremo stanotte. Quindi lo scenario è questo qui, no? Noi oggi prenderemo delle decisioni importanti tra Terme Vigliatore, pausa pranzo, e Falcone per quanto riguarda stanotte. Quindi voi avrete una risposta da parte nostra comunque entro domani mattina, senza se e senza ma, per farvi capire che non abbiamo da trattare un cazzo, dobbiamo solo verificare le regole tecniche, il resto non c'è qua da discutere con nessuno. Cosa succederà in Sicilia? I colonnelli di Nello Musumeci e tendono così a farlo dimettere. Il buon Micciché ha detto che entro 48 ore sceglieranno il candidato. La fight ovviamente è in corso. Non ci sono dubbi che le elezioni anticipate indeboliscono Musumeci. Allora, questo sia chiaro. Lo indeboliscono e consentono anche a Micciché ovviamente di mettere in atto la sua vendetta. Poi quale candidato troveranno, non ce ne frega niente, sono temi che ovviamente non ci riguardano. Ormai il primo Micciché, il suo problema è ritornare a fare il presidente del Parlamento siciliano, il resto gliene frega niente. Il primo Micciché ha ormai lo sprat esecutivo, per cui il problema non si pone, guardate, da nessun punto di vista. Noi andiamo avanti col nostro percorso. Oggi la giornata è molto interessante, molto intensa. Io ora sono qui a Caldera, Barcellona, passerò le prime ore su Barcellona, poi ci sposteremo su Terme Vigliatore, ci saranno appuntamenti a Furnari, Oliveri, Falcone, e chiuderemo stasera a Falcone alle 11:30. Vi do l'appuntamento per la diretta, perché ci sarà il terzo comandamento e quindi avrete modo di
proseguire con noi su quello che dal nostro punto di vista diventano i pilastri del programma di De Luca, sindaco di Sicilia, senza se, senza ma, a voglia che si ammazzano, a voglia che fanno queste sedute spiritiche. Ormai siete tutti fuori, e a un gruppo di voi li faremo fuori anche dal Parlamento nazionale, vedrete nelle prossime ore cosa succederà. Naturalmente questo presuppone a maggior ragione che tutti scendono in campo. Dovete scendere in campo, vi dovete arruolare, aiutateci anche economicamente, dobbiamo affrontare due campagne elettorali probabilmente, quindi abbiamo necessità del vostro aiuto, ognuno faccia quel che può, come può, per carità, però abbiamo necessità di essere sostenuti, questo è fondamentale, quindi noi ci ricolleghiamo con tutti verso le 11:30, perché ci sarà, anzi sarà 11:30, comunicheremo il terzo comandamento. Organizzatevi per il giorno 29 per l'ingresso a Palermo. Io lo farò di mattina tramite Brancaccio, ognuno di voi alle 17 invece lo aspetto a Piazza della Vergogna. Da lì ai quattro canti partiremo per la crociata conclusiva a Piazza Indipendenza, lì ci sarà un comizio definitivo, e quindi venerdì 29 pomeriggio tutti a Palermo andremo finalmente a scardinare la cupola politico-mafiosa. Sarà una giornata storica, nessuno di voi si può permettere di mancare. Bene, io ora vi lascio perché ho una diretta, siamo collegati con varie dirette e quindi vi devo chiedere scusa, vi devo lasciare. Ci vediamo comunque nuovamente alle 11:30 per il terzo comandamento. Un bacio. Vota Antonio. Sì. Vota Antonio. Vale quanto pesa. Ricordatevelo. Mario. Tu fai accostamento alle 5 di mattina. Quando vado da mio genitore, lui è Mario.